In mostra a Roma fino al 17 marzo 250 opere del re della pop art Andy Warhol. Laura Spizzato. Una full immersion nella eclettica attività del re della pop art tra gli anni 50 e 80, trentennio nel quale Andy Warhol intuì i cambiamenti e rivoluzionò diversi aspetti dell'arte, della cultura e della comunicazione. Warhol è il Raffaello della società di massa americana, che ha dato classicità all'oggetto di consumo. Non un artista dell'effimero, è uno che dà durata e vita alla caducità delle cose. 250 le opere provenienti da collezioni private, oltre 70 serigrafie, tra cui le seriali Campbell Soup e Marilyn Monroe, fotografie, ceramiche, manifesti pubblicitari e le leggendarie copertine di vinili. Fra la copertina più importante della storia della musica, quella dei Rolling Stones, la più bella, una zip che puoi abbassare, questa è considerata la più bella copertina della storia del rock. Perché? Perché l'arte di Andy Warhol, che è una pop art, e la musica si sposano benissimo. La mostra è ospitata all'interno dello storico Museo della Fanteria, patrimonio dell'esercito italiano. Accanto alla valorizzazione degli elementi militari c'è anche la valorizzazione dei luoghi militari, coniugandoli con esperienze di diversa natura.